L'importanza religiosa di Afaia nell'isola di Egina è testimoniata dal fatto che l'area venne frequentata già in epoche molto anteriori a quella dell'edificazione del tempio, i cui resti sono visibili ancora oggi. Già in epoca minoica vi sono testimonianze legate alla frequentazione della zona e vi sono i resti di un altare del 700 a.C. Un primo importante edificio arcaico venne costruito nel 570 a.C., ma venne distrutto da un incendio. Il nuovo tempio venne fatto costruire sopra un'ampia terrazza e il nuovo edificio fu un tempio periptero esastilo, con 6 colonne sui lati corti e 12 sui lati lunghi. Nella cella era presente una statua crisoelefantina della dea Afaia, riconducibile alla dea Atena. L'opistodomo era collegato con la cella grazie a un ingresso secondario, mentre all'interno vi era un doppio colonnato che arricchiva gli ambienti. Gli scavi archeologici hanno riportato alla luce gli splendidi resti delle sculture frontonali, nelle quali sono raffigurate scene di battaglie mitologiche, nelle quali al centro è raffigurata sempre Atena, e le imprese troiane di celebri eroi nati nell'isola di Egina, tra i quali Peleo, il padre di Achille. I resti del tempio di Afaia sono tra i meglio conservati di tutta l'antica Grecia e ancora oggi testimoniano lo splendore, l'importanza e la bellezza del luogo. Possiamo infatti notare, data l'importanza del luogo, l'elevato numero di statue presenti intorno al tempio. Infatti, era normale ai tempi degli antichi greci trovare tantissime statue votive intorno agli edifici, ai templi e ai santuari.